La scuola normale di Pisa a Cortona apre le porte del palazzone, tornano gli eventi culturali e di formazione annuali, ma c'è una volontà precisa di coinvolgere tutto il tessuto sociale e la città di Cortona. È vero. Ci tengo a sottolineare che questi eventi culturali e di formazione non si sono mai interrotti. La scuola ha rapporti pluriennali con varie organizzazioni, oltre ai suoi eventi interni che si svolgono qui a Cortona, per cui il palazzone ha sempre un'occupazione molto intensa, naturalmente soprattutto nel periodo caldo. Siamo molto felici che il Comune, abbia mostrato rinnovato interesse per questo spazio. Noi siamo felici di accogliere attività sempre naturalmente di carattere culturale e formativo all'interno del palazzone, e una maggiore presenza e partecipazione della cittadinanza a questi eventi per noi è una grande gioia, un grande valore. Il palazzone è bellissimo e deve essere goduto il più possibile. La scuola investe molto sul palazzone per mantenerlo in queste condizioni, vorremmo vederlo fruttare al meglio per tutta la comunità. Quali sono le novità per questo 2016 al Palazzone? Le novità principali sono un'entrata del palazzone in modo strutturato nel programma del MIX. La scuola partecipa con delle proposte culturali che saranno inserite all'interno del calendario e che avranno anche luogo al palazzone stesso. Ci sarà proprio al palazzone l'avvio, il giorno 26 di luglio, del programma del MIX di quest'anno.